Buongiorno a tutti, sono il consigliere regionale Domenico di Nunzio, consigliere delegato al turismo della nostra regione. Allora, i punti di forza del Molise da questo punto di vista è sicuramente l'ambiente, è il territorio, è il paesaggio, sono le aree verdi, i tratturi che sono quelle della transumanza, quelle della pastorizia, quindi che legavano l'uomo alle bestie, agli animali, ai buoi, che hanno fatto dell'agricoltura, di questo senso dell'agricoltura, uno sviluppo molto forte del Molise. Naturalmente oltre a questo abbiamo i parchi che guardano Parco Nazionale d'Abruzzo. Il Molise è presente con la catena delle Mainarde, che è un territorio stupendo da questo punto di vista, che fa parte del Parco Nazionale dell'Abruzzo, Lazio e Molise. Le debolezze sono sicuramente le infrastrutture, quindi la viabilità, ma l'altra debolezza di quest'ultimo periodo è lo spopolamento, non solo dei piccoli comuni, ma di tutta la fascia appenninica. Le politiche messe in campo ultimamente dalla Regione Molise sono soprattutto quelle che vanno alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio, dell'agricoltura attraverso la presenza dell'uomo. Quindi con il piano di sviluppo rurale vogliamo che diciamo, si torni, che i giovani tornino a lavorare la campagna, ad abitare queste zone interne, queste zone un po' periferiche, per ricostruire quello sviluppo antico che ha fatto grande e bella la nostra regione. Naturalmente a tutto questo stiamo sviluppando figure nuove professionali come le guide ambientali, le guide escursionistiche verso l'ambiente, perché vorremmo costruire una rete di sentieri, di cammini, di percorsi, di ciclovie, che i tratturi possono essere proprio questi, proprio per sviluppare tutti i lavori che vanno in questa direzione. Non ultimo quello dei, magari la trasformazione dei nostri prodotti tipici, quindi la filiera del latte, per farla diventare mozzarella, per farla diventare caciocavallo, per farla diventare formaggio. Allora i giovani si devono cimentare con queste attività, perché credo che questo sia lo sviluppo più bello che il Molise potrà avere.